ma comunque cercare anche di essere un punto di riferimento a Roma 3 per tutto il gruppo anche dei giovani numerosi che lui ha sempre seguito con grande slancio, con grande affetto e con grande passione. E quindi è veramente per tutti un dolore non averlo qui, non avere il suo contributo che sarebbe stato sicuramente determinante per questo convegno, ma ci fa piacere appunto continuare nella prospettiva che lui stesso aveva aperto a tanti, appunto, a tanti ragazzi, a tanti giovani studiosi. Oh, la prima relazione del pomeriggio è quella della professoressa Micaela Latini dell'Università di Cassino. È appunto ricercatrice di letteratura tedesca all'Università di Cassino, ha studiato a Roma, Urbino e Vienna, si è occupata appunto della cultura di lingua tedesca nel Novecento, di letteratura tedesca dell'Ottocento, è autrice di numerosi saggi pubblicati sia in Italia che in Francia e in Germania. Ricordiamo lo studio su Bloch di Mimesis, la pagina bianca Thomas Bernard del paradosso della scrittura, il museo degli orrori, degli errori, scusa. Il museo degli errori. Studio su Thomas Bernard e gli antichi maestri. E quindi è molto attiva appunto nel campo anche delle traduzioni, ha curato un'edizione critica degli scritti di Bloch, una nuova edizione dell'Uomo senza qualità di Musil e ha anche curato con Meccariello il volume L'uomo e la sua fine, saggi su Gunther Anders. Insomma, quindi un'attività sicuramente molto intensa anche vista la giovane età della nostra amica, per cui oggi ci parlerà di Robert Musil e la Prima Guerra Mondiale. Prego. Grazie Maria Teresa, grazie a tutti, si sente? Sì. Allora, quella che sto per presentarvi è forse una relazione senza qualità, sono appunti sparsi sul lavoro che ancora ha i suoi primissimi passi e quindi sono ben lontana dal proporre un percorso compiuto, ma piuttosto intessuto di domande, di suggestioni. Se però credo che abbia senso parlarne oggi è perché proprio i vostri interventi, le domande, le diverse angolazioni prospettiche possono aiutarmi a far crescere questo lavoro. Il mio ambito di ricerca si sta indirizzando verso il tema dell'animalità e letteratura e in questo ampio ambito mi sono imbattuta in un'immagine, quella della mosca, che in Musil è strettamente intrecciata alla dimensione della guerra e poi, in seconda battuta, anche di critica della modernità. Partiamo da un connubio, Robert Musil della Prima Guerra Mondiale. Secondo la nota intervista rilasciata a Maurus Fontana nel 1927, Musil aveva inizialmente previsto come evento conclusivo della Prima Guerra Mondiale, scusate, come evento conclusivo del suo romanzo L'uomo senza qualità, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Non diversamente da quello che accade nella montagna incantata del suo antipodo Thomas Mann, anche nell'Uomo senza qualità lo storico colpo di tuono avrebbe rappresentato un avvenimento sovrapersonale, l'unico capace di estrapolare i personaggi dall'impasse in cui erano serragliati nel plot narrativo del romanzo. Del resto, la data finale della Prima Guerra Mondiale, ovvero la data che segna il crollo dell'impero austro-ungarico, rappresenta una data emblematica del romanzo. Il 2 dicembre del 1918 sarebbe infatti dovuto cadere il 70° anniversario dell'ascesa al trono di Francesco Giuseppe e quindi questa data avrebbe dovuto coincidere con i festeggiamenti del Grande Comitato dell'Azione Parallela. Sappiamo che questo poi è il motore della trama del romanzo. Una scelta ironica perché il 1918 non sigla storicamente una ricorrenza gioiosa per l'intero austro-ungarico, ma piuttosto ne stigmatizza il tramonto. La ricorrenza del 18 in qualche modo percorre l'intero romanzo e si stringe al doppio nodo con il senso della fine. Si sa, lo sappiamo, l'epilogo del romanzo ha poi preso un'altra direzione, ma il filo rosso della Prima Guerra Mondiale intesse come un tracciato sotterraneo le pagine dell'Uomo senza qualità. Questo
questo è appunto il passo in cui Robert Musil durante l'intervista, ecco, colloca come arco temporale dell'uomo senza qualità il periodo dal 12 al 14, la mobilitazione, il mondo e il pensiero così frantumato che fino ad ora non lo si è potuto rappezzare, e su questi temi finisce il romanzo. Romanzo che allora era intitolato I fratelli gemelli, ma più tardi sarà l'uomo senza qualità. Questa è un'intervista del 1927, quindi prima della consegna del primo volume dell'uomo senza qualità. Ma proprio nell'uomo senza qualità Musil parla della guerra mondiale in questi termini. In questo passo Musil descrive il gruppo di giovani infervorati che si riunisce intorno a un giovane, Hans Sepp, cito, studente dalla carnagione impura e dall'anima tanto più impura, portavoce di idee pericolose, nazionalsocialiste ante litteram e vicino al gruppo dei Van der Vogel. La comunità che si riunisce intorno a lui celebra la liberazione dalla società economica, la rottura con il mondo borghese degli agi, del profitto, della sicurezza. Era questa la convinzione di molti giovani che nel 1914 si presentarono volontari agli uffici di reclutamento per l'entrata in guerra. Nell'uomo senza qualità Musil ne parla in questi termini. Siamo nel 1913, anno di ambientazione del romanzo, quindi a un passo dalla fine dell'impero. Cito, malgrado tutto, da dove venisse lo spirito di questi giovani era tanto strano quanto la comparsa di una nuova malattia o una sequenza fortunata. Quando il sole del vecchio idealismo europeo cominciò a sbiadire e lo spirito della razza bianca si oscurò, passarono molte fiaccole di mano in mano. Erano fiaccole di idee, Dio sa dove fossero state rubate o inventate, e formarono un po' ovunque il danzante lago di fuoco di una piccola comunità spirituale. Così, negli ultimi anni, prima che la grande guerra ne traesse le conseguenze, tra i giovani si parlava molto anche di amore e di comunità. E nel segno dell'amore, della comunità, che tutto abbraccia, vivevano in particolare i giovani antisemiti in casa del direttore di banca, Leo Fischel. La vera comunità è frutto di una legge interiore, la legge più profonda, più semplice, più completa e prima tra tutte, è la legge dell'amore. Così accadeva che litigassero in continuazione in nome dell'amore. Sono concetti che poi ritroviamo a proposito della Prima Guerra Mondiale e di come Musil affronta la questione. Nello scrivere queste righe, infatti, Musil aveva sicuramente in mente quella fiamma di amore ardente per la comunità che allo scoppio della guerra si era riaccesa, infervorando un'intera generazione di giovani. Per molti di loro lo scoppio del conflitto si tradusse infatti in un'occasione imperdibile per aderire all'idea della comunità fino alla morte, alla prospettiva del destino comune. O anche l'idea della guerra era quella di una svolta epocale, capace di innalzare la sfera singola e individuale a un ambito superiore, sovranazionale, di accedere a un altro mondo utopico. Questo è un passo dei diari. Di far nascere un uomo nuovo, capace di andare oltre se stesso, il Redentore. Questo, il Redentore, sarebbe stato uno dei titoli pensati da Musil tra il 1921 e il 22 per l'uomo senza qualità. Da questo insano slancio di rinnovamento fu contagiato lo stesso Musil, che aderì a questa forma di isteria di massa per lo scoppio del conflitto, a questo anelito comunitario in un'incomprensibile esplosione d'amore che legava gente dapprima tanto estranea. Su questo ne parlerà poi sicuramente l'intervento successivo, quello di Paolo Baumgarten su Zweig. Qua ecco le immagini di Musil al fronte. Nell'agosto del 14 Musil lascia Berlino, Musil lascia Berlino dove lavora come redattore presso la rivista di Neue Rundschau e si arruola come volontario, condividendo con molti suoi contemporanei lo slancio bellico.
con il grado di sottotenente, il 20 agosto gli viene assegnato al Linz il comando della prima compagnia di marcia del 24esimo battaglione, la Sturm, e un mese dopo è trasferito nell'allora Südtirol, nella zona di Spondling, tra Spitze, Eisenpass. Promosso sottotenente, si sposta nel gennaio del 15 nella zona tra Sulden e Trafoi, ai piedi dell'Ortles, e dall'inizio del 15 è aiutante del 169esimo Landsturm di stanza di Vico in Val Sugana. Al colpo di tuono, nel 14, Musil vive con enorme partecipazione all'evento bellico e ne restituisce traccia nei diari e nei saggi, dove definisce la guerra come una grande esperienza, un'ebbrezza, qualcosa che avvicina a Dio e che comunica un sentimento religioso. Nei diari del 18, ripercorrendo l'euforia del 14, confessa: la guerra mi venne addosso come una malattia, o meglio, come la febbre che l'accompagna. Nell'agosto del 14 invece aveva scritto: noi sentiamo di venire serrati e fusi da un'indicibile umiltà in cui il singolo è ridivenuto un nulla al di là del proprio compito di proteggere la stirpe. E sono tra l'altro queste metafore, la malattia, come quasi un premorire, è come se la guerra avesse in sé questa dimensione di contatto con la di là, fosse in qualche modo paragonata o paragonabile a un'esperienza limite che interrompe la catena della quotidianità. Essere faccia a faccia con la morte avrebbe la funzione terapeutica di liberare dal terrore della morte stessa. Termini questi che legano i diari di Musil a quelli di un filosofo a lui molto caro come Wittgenstein. Ancora nel 14 Musil saluta la guerra come l'occasione a lungo cercata per l'Europa invecchiata e peccatrice di rinnovarsi e rigenerarsi. C'è poi un episodio importante, un episodio accaduto nel 1915, nel settembre del 1915 in Val Sugana, noto come l'episodio della freccia volante, in cui una sorta di freccia di ferro viene bombardata da un aeroplano italiano e quasi lo sfiora, lo colpisce. Sopravvissuto miracolosamente alla freccia, Musil annota: in questo paesaggio, creato per eventi più lieti, io ebbi il mio battesimo di fuoco e venni accolto nella chiesa invisibile. Dov'è Gabriele? La chiesa invisibile. In termini simili quindi a quelli di Lukács, guardo Gabriele perché se ne ha occupato a lungo proprio per Lukács, ecco, in termini simili a quelli di Lukács, anche Musil parla di una chiesa invisibile. Come molti dei suoi coetanei, dovette tuttavia registrare anche lui, all'appuntamento con la trincea, una cocente delusione. Di fronte alla mostruosità bellica, alla disumana realtà del fronte, ecco che l'esperienza in trincea si configura ai suoi occhi come massima manifestazione del militarismo, della reificazione, della meccanicizzazione della vita. All'idea della morte eroica si sostituisce l'immagine ben più realistica della morte assurda e reiterata, così banale da essere annotata in modo freddo e distaccato. Si muore, sintetizza Musil, non come eroi, ma come mosche inviluppate in una carta moschicida. Da un passo del diario del maggio, agosto 14, slide 9, lista delle perdite: morto, 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 scritto così, uno sotto l'altro, l'impressione costernante. Si muore, spiega Musil, in trincea, come mosche. Come molti altri, Musil avvertì il bisogno di rielaborare in termini letterari l'esperienza della guerra e con essa anche la valutazione errata del 14, ma questa esigenza di narrazione riguarda sempre eventi eccezionali, eventi spiegabili con la sola concettualizzazione. Da questa necessità nascono i builder, le immagini elaborate dagli scrittori delle retrovie, come la carta moschicida, il bozzetto, il topo, mentre una satira del conflitto abbozzata nel 18 resta solo un frammento.
ma alcuni eventi della guerra vengono anche elaborati negli scritti intitolati appunto Un soldato racconta, Il canto della morte, o anche fissati in vari testi pubblicati in forma anonima nella rivista Tiroler Soldatenzeitung, di cui fu direttore dall'8 ottobre del 15 e che in Italia sono stati raccolti e ordinati in un bel volume dal titolo La guerra parallela. L'esperienza limite viene fissata dalla Musil per salvaguardarla dall'oblio, per rivitalizzare delle immagini nella convinzione che, cito, il ricordo è un apparecchio scadente, che l'ombra della storia può inghiottire il singolo evento vissuto, e quel che è stato fissato con gli occhi, se non viene fissato con la penna, può svanire per sempre. Queste sono tutte passi presi dal Tiroler Soldatenzeitung. Senza voler esagerare, quanto da 2 anni a questa parte si è vissuto al fronte, anche solo considerando dal punto di vista dell'esperienza mai verificatasi prima, è pur sempre qualcosa di immane. Taglio alcuni punti. Tuttavia, tutto questo, dov'è? Ecco, il secondo passo. Tuttavia tutto questo svanirà per sempre se non lo fissiamo, se non lo testimoniamo con parole e immagini. Per far ciò non è necessario produrre articoli perfetti nella forma. Poeta è chi vede le cose come fosse la prima volta. Ogni soldato che renda imparzialmente conto di quanto vede diventa poeta. E anche chi non avesse dimestichezza con le parole può portare delle immagini, degli scatti fotografici, le immagini della Tiroler. Quindi con questo testo Musil invita i soldati a restituire parole o immagini di quell'evento che stanno vivendo al fronte. In queste righe, appunto scritte nell'agosto del 16, sono esposti degli aspetti che in seguito diventeranno canonici negli studi sulla trasformazione dell'identità dei combattenti, l'eccezionalità dell'esperienza e la difficoltà di trasformarla in esperienza vissuta, in esperienza nel senso di crescita, di Erfahrung, appunto. Nel 22 segnala, ci sono mancati i concetti ordinatori per o anche ci sono mancati i sentimenti che con il loro magnetismo mobilitassero i concetti necessari. Siamo tornati a casa portando con noi soltanto un'inquietudine piena di stupore. Nelle situazioni inconsuete provocate dalla guerra, pacifisti, cittadini laboriosi, ecco, sono trasformati in eroi o in bestie. Musil l'osserva in un passo del testo d'Europa abbandonata a se stessa del 22. Eravamo dei cittadini laboriosi, siamo diventati degli assassini, dei macellai, dei ladri, degli incendiari e roba simile. Eppure in realtà non abbiamo vissuto proprio nulla. Gli effetti della guerra sono stati carnevaleschi più che dionisiaci. Abbiamo visto molto e non ci siamo accorti di niente. Dal dramma del fronte Musil acquisì una visione lacerata dell'essere umano. I soldati tornavano ammutoliti dalle zone di guerra, senza riuscire a organizzare concettualmente il racconto della tragedia epocale che l'aveva investiti. Inevitabile qui il rimando a Benjamin, per il quale il punto di svolta della grande guerra ha generato una stirpe di uomini nuovi, incapaci di fare esperienza e di lasciare traccia della loro presenza, ma ne parlerà domani Dario Gentili. Dal fronte gli uomini tornavano ammutoliti, non più ricchi ma più poveri di esperienza comunicabile, di esperienza cioè che diventa un patrimonio condiviso. La situazione bellica ha reso possibile il pendolarismo dell'uomo in trincea da eroe a bestia. E qui entriamo in un punto fondamentale. Tra eroi e bestie, tra cittadini laboriosi e macellai. Lo sguardo di Musil si fissa sul paesaggio, focalizzando le singole inquadrature. Animali al pascolo, mandri di buoi, cavalli accovacciati, lumache. In questi anni Musil usa spesso metafore naturali, soprattutto bestiali, per alludere alla guerra. Troviamo gorilli, pappagalli, topi, pesci. E avvicina l'umanità, persino l'eroismo, all'animalità, alla bestialità.
la crescente disillusione verso l'umano, la consapevolezza della sua degradazione fisica e morale, si sposa con una crescente attenzione nei confronti degli animali. Un esempio emblematico è raccolto nella novella Grigia, redatta nel 23 sulla scia del diario di guerra. Qui la parabola della morte viene all'inizio presentata in termini strettamente naturali. La valle è incantata, ma per questo anche un Heimlich, questo sentimento del sentirsi resi estranei, di cui parla molto anche Lied nel testo storico per eccellenza della prima guerra mondiale, che è No Man's Land, Terra di Nessuno. Una terra di nessuno, appunto, capace di catturare l'essenza dell'esperienza di essere stati inviati oltre i limiti della vita sociale, tra il noto e l'ignoto, tra il familiare e il perturbante. La terra è al contempo rifugio e minaccia, come insegna Kafka, appunto, nella Tana, luogo di vita e di morte. Un esempio, non lo leggo per risparmiare il tempo, qua parla appunto dell'estranità, dell'ostilità della montagna, di una natura che schiaccia. Ecco, la descrizione del paesaggio allude a continui presagi di morte, e solo nel proseguo della novella che l'immagine della morte poi prende i connotati della violenza, e in questa nuova accezione entrano in scena animali violati, sottomessi, schiacciati. Sono i cavalli che legati guardano l'uomo per ricordargli della privata libertà. Anche la natura viene descritta come sopraffatta dall'uomo. La morte è omicidio, come nell'immagine della lama che si abbatte dal cielo e che ricorda la freccia di cui parlavo prima, o anche dell'angelo sterminatore. Si tratta della morte provocata dalla civilizzazione che sfocia nella guerra. C'è un episodio molto interessante, che è l'episodio del maialino, di una macerazione di un maialino, e che raccoglie il messaggio della brutalità umana o dello sfruttamento dell'uomo. Il passo è, non lo leggo, è qua, me la portai tutti, non lo leggo perché mi avvicino verso anche il punto che collega, che spiega il titolo. Perché se l'immagine del maialino che viene squartato con il taglio in mezzo alla fronte è un'immagine cruenta, violenta, e che appunto restituisce la percezione della brutalità della guerra, alla mosca Musil affida la scena rappresentativa della situazione di morte dell'uomo in guerra. Che la mosca, caduta dalla carta moschicida e che muore sola nell'indifferenza, sia una cruda e forte immagine della morte dell'uomo in guerra, una morte abituale e insignificante, un numero statistico, viene testimoniato da un riferimento esplicito nei diari. In un passo dei diari, una mosca caduta esangue sul tavolo dopo essersi staccata dalla carta moschicida suscita il presentimento di una guerra imminente. Fine luglio. Una mosca muore, guerra mondiale, da una delle numerose carte moschicide che pendono dal soffitto è caduta una mosca, giace sul dorso, in una pozza di luce sulla tovaglia cerata. Fa sforzi per tirarsi su, le sue sei zampette a volte si innalzano ripiegate in angoli aguzzi, si fa più debole, muore tutta sola, un'altra mosca corre verso la prima e poi di nuovo via. Questa immagine del diario del 15 viene poi elaborata nell'esperimento letterario di Grigia. Ecco, cito. Da una delle numerose lunghe carte moschicide che pendevano dal soffitto era caduta davanti a lui una mosca che ora giaceva sul dorso avvelenata, nel mezzo di una di quelle pozze nelle quali confluiva fra le pieghe quasi invisibili della tela cerata la luce della lampada a petrolio. Erano di una tristezza preprimaverile, come un forte vento dopo la pioggia. Ancora un'immagine di meteorologica in qualche modo. La mosca compì alcuni faticosi tentativi, sempre più deboli per addrizzarsi, e una seconda mosca che vagava sulla tovaglia le si avvicinava di tanto in tanto per vedere come stavano le cose. Anche Homo è il protagonista. Homo, è interessante questo nome, Homo, l'uomo, la fissava con attenzione, perché le mosche qui erano un gran tormento.
Quando però la morte sopravvenne, la morente congiunse le sue sei zampette strettamente e le tenne così in alto, poi morì nella sua pallida macchia di luce sull'incerata, come in un cimitero di silenzio, non geograficamente definito e non percepibile all'udito, scusate, e pur tuttavia esistente. Interessante, un cimitero di silenzio che restituisce proprio l'incomunicabilità della conoscenza della morte, non geograficamente definito, è un collocarsi al limite, tutte metafore che tornano nelle stesse di guerra. La guerra è una maestra silenziosa che insegna a diventare silenziosi, diceva Rudolf Binding. La mosca che muore con un gesto così umano e di vittima sacrificale allude alla prossima morte del protagonista del racconto, una morte solitaria nel silenzio e nell'abbandono, ma questa stessa morte allude a quella di molti giovani in trincea. È interessante anche notare il gesto di congiunzione delle zampette, quasi in preghiera, quasi in un rituale religioso, guerra e redenzione, appunto. Subito dopo Homo, mormora piano tra sé una interessantissima domanda. Eccola qua. Uccidere e pur sempre avvertire Dio e tuttavia uccidere? E poi getta la mosca morta in faccia al maggiore. Avvertire Dio e tuttavia uccidere. E questa la divina bestemmia, la constatazione della radicale contraddittorietà dei valori su cui si fonda la civiltà europea che chiede all'individuo di credere in Dio e contemporaneamente nella guerra, di uccidere. Inoltre ancora un riferimento a ciò che può emergere in una situazione eccezionale come la guerra. Lo stesso uomo può diventare sia una bestia sia un eroe. Per una strana coincidenza, tra l'altro, anche Landauer, in uno scritto sul fondamento animale, aveva guardato con interesse la mosca, dicendo di provare affetto durante la sua reclusione per una mosca. Il motivo della mosca, però, non è nuovo in Musil. Lo aveva già abbozzato nelle pagine del diario romano del 13, con il titolo La carta moscicida, Tanglefoot, pubblicato nel 14, con il titolo anche Estate romana nella rivista di Argonauten. Dopo Grigia, il testo, ecco, verrà ripreso in forma più obiettivata nelle pagine postume pubblicate in vita del 1937. In questa ultima versione le mosche sembrano uomini feriti e caduti che cercano invano di rialzarsi, che si trascinano in agonia come su un campo di battaglia. E questa è la definizione di Carcolino in Robert Musil, Verben und Werk. Non leggo il testo nella sua interezza, ma qua è bellissimo, ma prossima puntata. 5 minuti, ci sarebbe. 5 minuti, va bene, però... Quello che mi interessa è che rispetto alla versione precedente, quella di Grigia, nelle pagine postume si presentano delle novità significative. Mentre il diario in Grigia il testo rende una realtà inquietante, sempre pronta a presentarsi con scoperte misteriose, ma relata a una prospettiva personale, nelle pagine postume diventa un testo che non accetta un'apparenza contraddittoria. Da un lato è una relazione scientifica, obiettiva e personalizzata, dall'altro ha una considerazione fortemente antropomorfica. È interessante vedere come finisce il testo.